I numeri, che bisogna, come dire, smentire un luogo comune assolutamente infondato, cioè che l'apertura indiscriminata delle iscrizioni alla fine degli anni 60 a determinare il numero degli iscritti. Non è assolutamente vero. Il numero degli iscritti aumenta a partire dal 1960-61 e quella decisione non fa altro che sancire un processo che sta già largamente. Nel 1960 ci sono grosso modo 200.000 iscritti all'università in Italia e nel 70, quindi un anno dopo l'apertura, sono 600.000. L'aumento c'è già stato. Non nasce per colpa della liberalizzazione degli accessi. La liberalizzazione degli accessi prende atto, facilita un flusso che però è già largamente cominciato. Quindi 61-62 e poi dopo la legislazione dell'emergenza con i provvedimenti urgenti e con la difficoltà a governare questa spinta. Fra l'altro, a fronte di questi aumenti, alcuni dati me li ero segnati, non c'è un aumento paragonabile del corpo docente titolare, assolutamente non paragonabile. Il rapporto peggiora anche qui già a partire dagli anni 30, il rapporto studenti-docenti. Non è una cosa nuova. E quello che peggiora clamorosamente è il rapporto fra iscritti al primo anno e laureati a 6 anni, perché facciamo un po' più di 4, all'interno del dopoguerra. Nel 41-42 si iscrivono, ci sono oltre 41.000 studenti, nel 47-48 a 6 anni i laureati sono 21.500, 50% abbondante. C'è la guerra, magari sono stati un po' più così larghi nelle lauree. 79-80, 242.000 iscritti, 86, 6 anni dopo, 75.000 laureati, 31%. Scende, chiaramente. Quindi la produttività del sistema a quel punto è in crisi. Anche di questo bisogna tener conto per capire poi la logica dei provvedimenti di fine anni 70, primi anni 80, e per capire una cosa di più lungo periodo che secondo me noi oggi vediamo chiaramente, che è un disegno politico, quello del ridimensionamento dell'istruzione superiore in Italia. Questa è una scelta di lunghissimo periodo che parte e continua chiaramente con il sottofinanziamento dell'università, con il tentativo crescente che secondo me avrà a breve sviluppi ancora imprevedibili di introdurre numeri chiusi o programmati, contrazione del corpo docente, eccetera, eccetera. E questo è un problema di lunghissimo periodo, invece con il quale ancora abbiamo a che fare, che non rientra solo nella prima età repubblicana della quale stiamo parlando.